Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Yugo, il nuovo Flame Champion, adesso avrà la possibilità di sistemare le cose. Abbiamo praticamente il massimo dei soldi possibili e immaginabili, perché tutti i soldi dei vari personaggi a quanto pare si sono uniti. Quindi, così come pensavo io, molto probabilmente adesso avremo, come dire, probabilmente tutti, avremo a disposizione tutti i personaggi, quindi è qui che comincia la vera parte finale forse di Shuikoden, perché suppongo a sto punto ci siano bene o male 5 capitoli a testa, con Yugo, con Chris, con Geddo, e poi dovrebbero esserci anche quelli di Thomas, a meno che Thomas abbia concluso il tutto lì, ma non credo. Credo che anche Thomas avrà altri 2 capitoli, comunque avrà un altro capitolo conclusivo finale probabilmente, quindi sono abbastanza convinto di ciò. E in tutto questo adesso dobbiamo raggiungere la situazione fuori, ma prima di ciò, sono abbastanza forte adesso da sfidarti? Vediamo se adesso, col fatto che io abbia la vera runa, o in generale sia migliorato. Boh, vediamo, forse no, probabilmente no, dovrò avere un più forza. No. Porca miseria. Va bene, niente. Ma quanto ho di forza io, scusami, perché, cioè, sono a livello, ah vabbè, 95, o anche meno di Chris effettivamente. Allora no, stupido io che ho pensato di farcela. Anche se in realtà adesso io dovrò provare un vecchio trucchetto che il buon Shuikoden 2 mi ha insegnato. Ora, appena posso tornare al castello e posso posso mettere mano su effettivamente tutto quello di cui ho bisogno, sarà molto curioso vedere se posso fare. Che tra l'altro, aspetta un secondo, io cure 50 HP a tutti i membri del party. Minchia. Allora, questo è rotten, quindi discard. Va bene, niente, però forse le ho depositate le altre sfere, quelle della potenza, quelle della magia, perché c'è un vecchio trucchetto che si poteva utilizzare su Shuikoden 2, e quindi voglio vedere se posso utilizzarlo anche qui. E così come ti ho detto, l'armata di Armonia ha creato una sorta di magia fantasma, non riesci a capire? L'immagine che voi avete visto non era reale. Vi abbiamo visti davvero con i nostri stessi occhi, e adesso ci state dicendo di credere a una storia di un testa di ferro rispetto a quello che abbiamo visto con i nostri occhi? Abbiamo fatto esattamente quello che il regno di Armonia voleva che noi facessimo: combattere contro noi stessi in modo così disorganizzato non servirà a nulla. E quindi quello che è stato versato su Karaya era sangue immaginario. Avevamo la necessità che la nostra terra sopravvivesse. Volete mettere le vostre mani sopra quelle di Armonia? L'armata di Armonia non ci ha invasi per decenni. Sono spaventati da noi, perché noi li abbiamo respinti con l'eroe, il Flame Champion. Ora Yugo dicendo: sono io il nuovo Flame Champion, dobbiamo unirci tutti e facciamo i bravi. Questo ora succede. Yugo, mamma, la runa del Flame Champion adesso appartiene a Yugo, il figlio del capo Lucia, dei Karaya, uno dei 6 clan. Non possiamo adesso non possiamo perdere, che dato che abbiamo un nuovo Flame Champion con noi, né Armonia né Zexen possono fermarci. Ascoltatemi adesso. Io sono il nuovo possessore della vera runa del fuoco. È qui, nella mia mano destra.
preso la runa dal vecchio eroe Joe e il suo spirito e anche il suo spirito. Io volevo davvero diventare un eroe, uno potente anche. E tutto quello che volevo e ho voluto mantenere una promessa che appunto cioè, voglio mantenere la promessa di non far ripetere più gli eventi come questi così quando ho perso il mio amico Lulu. Ma voglio ancora vendicarmi contro di te, Chris, per vendicare la morte di Lulu. Ma al momento sono molto più incazzato, sono molto più arrabbiato. Quando ho visto. Ah no, ma a quel tempo ero arrabbiato quando ti ho visto combattere quando ti ho visto combattere per il clan di Kisha. Non volevo che una testa di ferro combattesse per le Grassland. Tu dovevi essere il nostro nemico, ma adesso, dopo tutto quello che è successo, credo di capire. È semplice. Non potete permettere che la gente venga uccisa senza senso davanti ai vostri stessi occhi. Nessun altro. È semplice. Ed io, garante del Flame Champion Joe, mi sento nello stesso modo. Ho combattuto contro i maghi di Armonia nella caverna del Flame Champion. Hanno detto che stanno cercando la runa. Armonia non ha paura delle Grassland. Stanno arrivando l'armata di Armonia. Sono tantissimi. Che dovremmo fare? Cosa? Oh no, è troppo tardi. Muoviamoci. Tutti quanti, sbrigatevi. Minchia, mentre stava facendo il discorso incoraggiante. Milady, dovremmo andare via anche noi. Non sono sicuro di quello che potrebbe succedere, ma sì, andiamo. Yugo, mi stai sopravvalutando. Sono un cavaliere e non ho mai esitato di sguainare la mia spada in battaglia. E adesso quello che tu stai dicendo è comunque vero. Immagino di essere abbastanza ipocrita. E quindi? Oh, lì c'è. Oddio, ma c'è Apple lì. E c'è anche Caesar. Che ci fanno loro qui? Come possono avere il sangue così. Diciamo, come possono essere così sangue caldo? Yugo, stai andando anche tu? Sì. Va bene, non ti fermerò, Flame Champion. Ma sta attento. Non sarà uno scontro facile, sappilo. Oh, ma. Oh, cacchio, ma io volevo parlare con gli altri anche. Condizione per la vittoria: distruggi i nemici. Tutti. Condizioni per la sconfitta: tutti i nemici. Ah no, le armate diciamo, dell'alleanza sono 5 o meno. Minchia. Vediamo di che pasta sono fatti gli uomini di Armonia. Oh. Dupa, non essere spericolato. Ci hanno fregato. No, ci hanno ignorato per dozzine di anni. Adesso. Ah no, Frightened sarebbe sottovalutati? Cos'era? Come lo posso tradurre effettivamente? Aspetta che ora me lo vado a ricontrollare. Cioè, no, sono stati impauriti, ecco, sì, è tipo. Sono stati impauriti da noi per dozzine di anni. Non abbiamo ragione per temerli adesso. Minchia. Alla fine siete apparsi. Ma non sembrate pronti per un combattimento. È una vera armata triste, se potete chiamarla armata.
Ah, ma stanno facendo da soli, però. Si stanno muovendo da soli. Allora, queste sono le armate di Armonia, però c'è anche l'armata di Uber. Quello è un problema. Minchia, sono tutte insieme. Madonna, si sono buttate. Eccoci, alle armi. Seguite il capitano Chris. Pensavamo scappaste via. Non esiste codardia tra i cavalieri. Non importa in questo momento. Assicuratevi soltanto di non creare altri incidenti. Ah, ecco, ora posso decidere. Aia. Ok, vediamo ora cosa fanno loro. Madonna, pure se sarai. Quindi ci ritroviamo qui ancora una volta. Dice, è quello che dovremmo. È semplicemente quello che dovremmo aspettarci. Sono ordini che vengono dall'alto. Ma è Uber che mi sta attaccando. Porco Giuda. Minchia, quanti danni. Vabbè, madonna mia. Madonna, quanti cazzo di danno fanno? Ma è fatto apposta, cioè è impossibile. Cioè, mi disintegrano così, come se niente fosse. Sì, va bene, ma quanti sono? Allerta! Altri soldati di Armonia stanno invadendo da nord e da sud. Se stanno venendo da tutte quelle direzioni. Capo Dupa, Capo Lucia, ritirata per questo momento. Se non ci ritiriamo adesso, verremo bloccati da entrambi i lati. Sì, sembra che non abbiamo scelta. Date il segnale, ritirata verso il clan delle papere. Dobbiamo ritirarci anche noi. Eccellente, seguiteli. Minchia, ci hanno disintegrato, non sconfitto. Letteralmente ci hanno massacrato. Ecco, ed è qui che ora comincia tutta l'escalation della parte, non dico finale, però. Cioè, comincia adesso tutta la parte dove effettivamente inizieremo a reclutare la gente, inizieremo a diventare più forti. Cioè, questo è cioè, il vero gioco comincia adesso. Cioè, il vero Shuikoden comincia ora.
il vero Shuikoden è adesso, cioè tutto si concentrerà a questo momento. Questo è l'inferno. Non era soltanto l'armata regionale di Armonia. Hanno mandato anche le altre unità della loro forza principale. Non mi aspettavo che fossero così determinati. Immagino che loro siano davvero spaventati dal Flame Champion. Quindi... Dannazione. Combattere è sempre stato così spaventoso. Ah, il mio stomaco fa davvero male. Posso essere escluso dal combattimento? Ecco, vedete, adesso siamo praticamente tutti insieme. Ci sono i Karaya, ci sono i soldati. Ah, là c'è Apple. Siamo tutti. Stai cambiando il tuo party? Cioè, stai cambiando il tuo party. Quindi, scusami, ma adesso... Allora, Fubar, mettiamo Fubar. C'è Jimba! Quindi lui è reclutato già di per sé. Halleck, Wanfu... E basta. Però vedi, ancora non posso reclutare, diciamo, tutti. Healing discount, healing cook. Han pure reclutata. Quindi questi sono già tutti reclutati. Ma adesso, diciamo, il fatto è dove cioè, allora, tecnicamente ora tutti quanti dovremmo dirigerci verso il castello di Midgar, perché adesso l'unica zona disponibile sarà quella. E io immagino appunto il fatto che tutti quanti andranno lì, e da quel momento in poi avremo la possibilità di gestire il tutto. Dobbiamo aiutarli o non raggiungeranno mai il successo, compreso? Abbiamo perso perché voi eravate proprio dietro di noi. Non siamo potuti tornare indietro e fare una, diciamo, una sorta di rendezvous. Non ti fidi di noi, stiamo cercando di aiutare. È difficile per noi dimenticare dei nemici, diciamo, formali. Non pensate al dimenticare o all'essere, diciamo, al dimenticare o all'essere dimenticati. Pensate a lavorare come alleati per sconfiggere il nemico comune. Mamma! Smettila con queste robe futili da bambino. Sono seria. Questo è un insulto. Proteggeremo le Grassland noi stessi, a qualsiasi costo. Però effettivamente Salò... Oh, oddio! Ecco, finalmente ti posso reclutare. E questo è il castello di Midgar. Vedo l'acqua, vedo il castello. Ma è molto più piccolo di quello che immagino. Midgar, no, questo è il clan del villaggio delle papere delle Grassland. Oddio, stai dicendo che non sono al castello che cerco? Midgar è abbastanza, diciamo, lontano da qui. Ecco. Menti riguardo... Ecco.
Bisogna mentire sulla posizione, perché se io gli dico la vera posizione, lui va da un'altra parte. Cioè, funziona praticamente al contrario. Ecco. Oh, finalmente ha joinato. Ecco, vedi, gli devi... Quindi lui praticamente ha fatto il giro di tutti i paesi, è ritornato qui, e nel momento in cui torna qui, se io gli avessi detto la vera posizione del castello... Lui possibilmente avrebbe ricominciato il giro, quindi anche io avrei dovuto ricominciare il giro per dirgli dove si trovava il castello o meno. Invece dicendogli appunto un'altra roba totalmente a caso, lui finalmente è stato reclutato. Oh, però adesso vorrei vedere com'è combinato, perché... Cioè, sono abbastanza curioso. Quindi posso cambiarlo con Apple, in teoria. Giusto? Apple, mi fai vedere questo nuovo personaggio, quanto è forte? Ma il problema è chi levo? Dovrei togliere Jimba. Anche se io ho l'impressione che Jimba... Ah no, ma non è un combattente. Non è un combattente. Oddio. Quindi è un personaggio da support? Eh sì. È un personaggio da support. Tutor. No, pensavo combattesse. Madonna, lei è bellissima comunque. No, ci sono sti caraia che sono uno più bello dell'altro, è incredibile. Per essere un popolo di selvaggi sono incredibilmente belli anche da vedere esteticamente. Allora, qui non c'è nulla. Allora, qui ci sono le rune. C'è la runa dell'acqua che effettivamente... è vero che la possiede il sergente, quindi ormai penso che... Adesso credo che non ci sia più il bisogno. Ma in tutto ciò io ancora non ho capito dove dobbiamo andare. Allora, abbiamo assistito alla discussione tra quelli. Qui non c'è nessun altro, immagino. No, ok. Quindi forse devo provare a uscire dal villaggio a sto punto. Per far triggerare qualche scena, perché non penso di dover andare da... infatti. Perché ora, secondo me, ora anche qui arriverà il regno di Armonia e ci spingeranno... vedi? Praticamente ora il regno di Armonia, con tutte queste battaglie, ci spingerà fino al castello di Midgar. Ed è da lì che poi noi cominceremo la ripresa di tutto il territorio. Come quando Island invadeva tutta la città-stato e poi piano piano l'abbiamo liberata. Cosa? Non può essere. Probabilmente stanno spingendo la loro forza avanti, così non abbiamo scelta di... cioè, non abbiamo altra scelta che organizzarci per attaccare. Cioè, pensano che probabilmente noi siamo dei pazzi. No, è un battaglione completamente nuovo. E allora questo fa sì che loro siano... E questo, dice, questo vuol dire che sono tre... che hanno praticamente non hanno, cioè non hanno rilasciato, è la terza unità che non hanno rilasciato contro di noi, è incredibile. Una terza unità. Ma quante unità stanno mandando? Abbiamo il clan delle papere e i rinforzi dal Great Hollow. Saranno qui tra qualche minuto.
Gli faremo vedere chi è che comanda. Non ha intenzione di affrontarli faccia a faccia, vero? Sarebbe un suicidio. È pazzia. Questo è il nostro modo. Potreste essere magari più, diciamo, organizzati di noi, ma noi diamo tutto quello che abbiamo. Vi prego di perdonarmi. Non ci importa come combattete voi. Semplicemente fatelo. Fa parte della nostra, diciamo, fa parte del nel nostro modo di essere. Vi aspetteremo se volete joinare a noi. Basta semplicemente seguirci. Cioè, veramente li vogliono affrontare di nuovo? Dannazione, questo non funzionerà. Dovremmo andare anche noi? Avranno bisogno di una mano. Fermi. Se non state attenti, potreste finire nella loro trappola. Abbiamo un altro lavoro da fare. Un altro lavoro? Sì. Penso che le truppe d'Armonia sia troppo grande per essere reale. Noi abbiamo un primo battaglione e altri due avanzati da entrambi i lati. E adesso abbiamo quest'altro. Scommetto che stiano utilizzando una qualche sorta di magia fantasma. Quindi pensi che stiano avanzando un pugno di fantasmi? Non del tutto probabilmente, ma almeno metà di loro devono essere delle immagini fantasma. E quindi che facciamo? Per riuscire, diciamo, a spingere una così potente fazione, il mago deve essere molto concentrato nel suo compito. Se li attacchiamo all'improvviso, proprio mentre non se lo aspettano, le intere apparizioni scompariranno. Ho capito, ma dove si trova questo mago? Lo sappiamo? Certo. Ayla, felice di vederti. Anche io, Yugo. Non è stato facile per noi arrivare qui. Ok, abbiamo preparato il piano. Avremo modo di persuaderli mandandogli un messaggero. Ma questo è parte del mio lavoro, quindi non posso lamentarmi. Dov'è il mago? Lasciatelo a me. Appena prima che il villaggio dei Caraia fosse attaccato, ho visto una strega. Lei sapeva, diciamo, mostrarsi e sparire con questi trucchetti. Conosco la sua faccia dal suo cuore e posso chiedere agli spiriti di trovare la maga. Questo è incoraggiante. Bene, allora, Yugo, possiamo cominciare? Riveleremo la loro posizione e li distruggeremo. Va bene, andiamo. Bene, mostriamogli di che pasta siamo fatti. Cesar si unisce a noi ed Apple si unisce a noi per ora. Ok, e anche Ayla. Ah, quindi devo utilizzare anche Ayla? Oddio. Ah no, ok. Ma scusami, Ayla con me fanno qualche attacco combinato? No. Allora, lui ha la runa acqua e cura, quindi in teoria... Ecco, dovrei fare così. Sì, dovrei fare così. Perché c'è lei che ha la runa scudo. Oddio, la battaglia? Non credo di doverla fare. Difenderemo le Grassland fino alla vittoria. Se falliamo adesso, non ci sarà una prossima volta.
Come possono una manica di scassi, diciamo, ritornare alla mia gioia, una roba del genere? Trattieni la tua sete di sangue, Huber. Ricorda il nostro obiettivo. Come posso scordarlo con te qui? Tutto lavoro e nessun divertimento. Ok, andiamo con un full auto giusto perché tanto cioè in questa battaglia dovremmo semplicemente trattenerci fino a quando appunto non farò la mia comparsa e attaccherò lei, la truppa della strega. Andiamo con le truppe queste qua delle papere. Dai, ma guarda quanti cazzo di danni mi fanno. Cioè, io non faccio danni praticamente. E loro mi shottano. Oh, perfetto, a posto. Cioè, hanno anche molti più HP, guardali. Cioè, noi gli togliamo 30. Cioè non gli togliamo niente. Proprio è palesemente scriptata sta cosa. Ale, altra unità sconfitta. Pronti. Allora, io... Ecco, io suppongo... Che cos'è questo? Cosa? Le Book ha mandato le loro forze pure. Ah. Potremmo aver perso la battaglia al villaggio di Kisha, ma... Ma vinceremo la guerra. Attacco. Ecco, ora io tipo devo farli spostare, vedi? In modo tale che io poi posso, con la mia truppa, attaccare la strega. Perché io ora apparirò da qualche parte lì, secondo me. Minchia. Aia, aia, aia. Minchia. Ecco, l'armata di Lucia è stata distrutta. A posto. Minchia, si è mossa fino a lì? Solo un secondo. Per i miei
ancestrori, sì, vabbè, ciao. Per i miei predecessori, i nemici stanno ancora apparendo. Spiriti. Per gli spiriti, quanti ce ne sono ancora? muovetevi per uccidere. Sì, ciaone. Dupa, verremo massacrati in questo modo. Non abbiamo nessun altro posto dove ritirarci. Non era così che mi aspettavo finisse. Lucia, Dupa, tornate indietro, adesso. Dobbiamo mantenere la situazione per il momento. Un folle di Zexen proprio alla fine. Non c'è nessun altro posto dove possiamo andare. Abbiamo mandato a dire, diciamo, abbiamo già parlato con quelli del castello di Brass di andare lì immediatamente. E ovviamente essere imprigionati. Io prendo le mie possibilità sul campo di battaglia. È la vostra ultima possibilità di fidarsi di noi. Non abbiamo scelta, dobbiamo andare per ora. Lo avete detto voi stessi, non c'è altra scelta. Adesso quello che abbiamo promesso, di rallentare il nemico, vi possiamo dire quello che vogliamo fare. Non abbiamo bisogno di attaccare. Dobbiamo semplicemente restare qui fino a quando i loro maghi diventino vulnerabili. Adesso vi facciamo vedere che cosa vuol dire essere cavalieri di Zexen. Minchia. Vedi, quindi stanno andando sempre più indietro. Eccola. È lei. Ricordate. Dobbiamo soltanto farle perdere la concentrazione. Ehi, chi è questo? Pronti? Che cos'è? Comunque questa è palesemente la runa scudo lucente. Buono. Sono entrati in Berserker. Minchia, ma fanno un botto di danno. Beh, anche io faccio tanti danni, però. Ecco qua, per la runa del fuoco, pronta! Minchia! Vai così di level up, easy! Pronta! Tu devi essere la maga. Non ho idea. Non so di a che cosa. Cioè, non so che cosa tu stia facendo qui. Cosa? Dannazione, non posso concentrarmi. Copritela!
curiamo. Non capisco che gli sta prendendo ora che sta facendo sti piccoli laghini. Madonna, non è andato in berserker. Madonna, ma prende un sacco di danni, Alec. Come cazzo è possibile? Ecco qua. Non mi hanno fatto più fare la runa. Va bene, attacchiamo normali. Tanto siamo forti lo stesso. Minchia, quello prende un danno, Mua, è fortissimo. Pronti, vai così. L'armata di Armonia non è un, diciamo, non è un così grosso affare dopo tutto. Credi che siamo spaventati dai tuoi fantasmi? Dov'è adesso? Siamo soltanto io e te, signorina. Tu sei il possessore della vera runa del fuoco. L'ultima volta la runa mi ha salvato, ma questa volta farò tutto per conto mio. Aia, eccoci. Qui ora ci rafforziamo un attimo. Ecco, lei ora fa... infatti, lei giustamente si concentra su di me. Per trama. No, dobbiamo fare attenzione, perché qui... Prima eliminiamo... Silent Lake. Vabbè, però non ha senso. Allora, aspetta, con loro attacchiamo e con lei facciamo questo. Minchia, quella sta evocando fuoco. Merda, è più veloce. Però spero se la prende con me soltanto. Potrebbe essere una cosa positiva. Però adesso devo curare io prima. Ma porco dinci. Madonna, che fastidio. Cioè, sono più lento. Nonostante sono più forte, sono più lento. È impossibile sta roba. È una cazzata incredibile. Dice, sì, va bene, la velocità dipende dall'abilità che hai con la magia. Però, minchia, è una rottura di coglioni così. Vabbè, si sono curati pure, benissimo. Madonna mia, mille passa si è curato, eh. Quella sta evocando fuoco, oh, ok. Ah, quindi la battaglia finisce sconfiggendo tutti i minion. Quindi non siamo ancora alla sua portata. Dannazione. Sarà un disastro. Avanti, giusto un altro po'. Oh oh oh. No, non te lo permetterò. Abbiamo ancora bisogno di lei. Fermo.
Va bene, abbiamo fatto quello per cui siamo venuti qui. Adesso torniamo al castello di Brass. Ayla se n'è andato. Ora dal castello di Brass andiamo a Vinaie del Zexai, probabilmente, e poi da lì al castello di Midgar, dove finalmente potremo iniziare a pushare in avanti. Per il momento abbiamo accertato la totale distruzione della nostra armata. Sì, ma non possiamo continuare così. Non ti preoccupare, ho un piano. Puoi contare su di me. Vabbè, puoi contare su di me in qualsiasi momento. Quindi forse ora l'ho reclutato ufficialmente. Lui ed Apple. No, ancora no. Va bene. Ragazzi, direi che per il momento è tutto. Dal nuovo Flame Champion è tutto. E alla prossima.